Sa, prova. Ok. Pace Giuseppe, pace Adriano. Ok. Pace Cristina, sa prova. Ok, dove sta? Qua. Ok. Ok, ci siamo. Va bene. Andiamo a abbassare un pochino perché è alta. Bene. Disconnessione in corso, perché? Ha fatto tutto da solo. Ma. Ok. Allora. Allora, vogliamo cominciare, sono 3 minuti, gloria a Dio, benvenuti a tutti quanti. Bene, allora, chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti, siamo felici di tornare nuovamente con voi. Bene, in questa live che abbiamo deciso in giornata di fare, in questo giorno vogliamo, come dire, in questa sera vogliamo dedicare questa breve live al mondo dell'Halloween. È un mondo importante, pace Francesca, pace Aurora, è un mondo importante nel senso che dobbiamo conoscerlo, no? Noi personalmente nella comunità, fra di noi ne abbiamo sempre parlato fin dall'inizio, ma non avevo mai dedicato un video, al pubblico in generale, perché mi sono occupato d'altro e comunque c'è veramente tantissimo materiale. Allora, e che cosa succede con l'Halloween? L'Halloween praticamente è un bel casotto, è un bel guaio che dobbiamo conoscere tutti quanti molto bene, perché viene preso sotto gamba, come dire, viene sottovalutato. Ebbene, dobbiamo conoscere un pochino quello che c'è dietro il discorso dell'Halloween. Quindi noi che siamo la Chiesa di Gesù Cristo ci dobbiamo rendere perfettamente conto, insomma, di come stanno le cose. Bene, molti pensano che sia uno scherzo, ma non è affatto uno scherzo. Insomma, dietro l'Halloween ci sono delle cose molto, molto, molto brutte. Ma prima di tutto vogliamo passare un attimino, adesso io metto... Ok, metto un attimino la parola. Vogliamo andare in Apocalisse capitolo 13. Allora, Apocalisse capitolo 13 è un passo molto importante. Praticamente qui ci troviamo nella peggiore ora che l'umanità andrà a vivere. Bene, ma prima di iniziare vogliamo fare una piccola preghiera. Padre Dio della gloria, Signore, veniamo a Te per chiederti, Signore, in questa sera di guidarci, Signore, di darci la Tua luce, Signore,
Guidaci, Padre, con lo Spirito Santo, Signore. Aiutaci, Padre. Aiutaci a esporre nettamente la Tua parola, senza nulla aggiungere e senza nulla togliere, Padre. Sì, Signore. Aiutaci a smascherare, Padre, le opere delle tenebre, Signore. Riempici, Signore, del Tuo Spirito Santo. Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo, che è benedetto in eterno. Amen. Allora, praticamente, in questo capitolo numero 13, c'è il sorgimento, diciamo, della bestia. Non che prima non ci fosse la bestia, ma qui c'è proprio la sua manifestazione come tale, appunto come bestia. Mentre invece l'anticristo, in un inizio, per quanto riguarda l'inizio della grande tribolazione, si manifesterà come, diciamo, un portatore di pace. Insomma, voi sappiamo tutti quanti che Satana si traveste da angelo di luce. Ora, qui troviamo scritto che allora, poi vidi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna, 7 teste. In su le sue corna aveva 10 diademi. In su le sue teste aveva un nome di bestemmia. Ora, la bestia che io vidi era assimiliante a un pardo, i suoi piedi erano come piedi di orso, la sua bocca come una bocca di leone, e il dragone le diede la sua potenza, il suo trono e podestà grande. Io vidi una delle sue teste come ferita a morte, ma la sua piaga mortale fu sanata. Tutta la terra si meravigliò dietro alla bestia. Adorarono il dragone che aveva data potestà alla bestia, adorarono ancora la bestia, dicendo chi è simile alla bestia e chi può guerreggiare contro di lei. Le fu data bocca di parlare cose grandi e bestemmie, e le fu data potestà di durare 42 mesi. E ella aperse la sua bocca in bestemmia contro a Dio, da bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo, cioè i santi rapiti. E le fu dato di fare guerra ai santi, di vincerli. Le fu parimente data potestà sopra ogni tribù, ogni lingua e ogni nazione. Ecco qui la globalizzazione profetizzata 2000 anni fa. E tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello, che è stato ucciso, l'adorarono. Se qualcuno ha orecchio, ascolti. Se qualcuno... e vabbè, e così via. Tutto gira, per quello che riguarda in questa, diciamo, l'oggetto di questa sera, l'adorazione. Ora, c'è una vera e propria adorazione, un atto di idolatria nei confronti di tutto quello che è il regno satanico, il regno dell'occulto, quindi il nemico di Dio. Allora, che cosa succede? Che noi ci troviamo previo rapimento della Chiesa e si sta per manifestare questa bestia che appunto Giovanni ci dirà che si chiama l'Anticristo. Ora, quando il Signore Gesù è venuto sulla terra e si è fatto uomo e ha abitato un tempo fra di noi, circa 2000 anni fa, il Signore Gesù, quello che ha fatto tra le tante cose che ha fatte, è stato quello di manifestare che c'è un regno demoniaco che ci sta intorno e che questo regno demoniaco è un qualcosa di reale e che agisce. Non è un regno dormiente, è un regno che agisce, un regno che si muove ed è un regno di distruzione, è un regno che si oppone al regno della luce, tant'è che viene denominato il regno delle tenebre. Ora, questo regno noi lo troviamo descritto in tantissime occasioni. Per esempio abbiamo i due indemoniati gadareni, quando il Signore Gesù ebbe a incontrarli. Abbiamo un altro indemoniato, no, che veniva chiamato Legione, e che poi tutti questi demoni uscirono e entrarono dentro i porci, che appunto all'epoca erano animali immondi. Abbiamo addirittura indemoniati religiosi,
come per esempio in che è? Mi ricordo se Luca, lo vado un attimo a cercare nella mia Bibbia. Allora, no, Marco, sta in Marco, dovrebbe stare in Marco. Sì, Marco 1, sta in Marco. In Marco 1, praticamente, abbiamo un indemoniato che praticamente lui stava al culto, stava nella riunione, stava nella sinagoga, insomma, no? Allora, Marco 1, eccolo qua. Eccolo qua. Poi, fattosi sera, quando il sole andava sotto, gli menarono tutti coloro che stavano male e gli indemoniati e tutta la gente radunata all'uscio. E molti li guarì. Però ce n'è anche un altro. Quando leggiamo, egli entrò nella sinagoga e insegnava, e gli uomini stupivano della sua dottrina, perciò che egli li ammaestrava come avendo autorità e non come gli scrivi. Ora, nella sinagoga vi era un religioso, no? Che era posseduto da uno spirito immondo, il quale diede un grande grido, dicendo: «Ahi, che vi è fra te e noi? O Gesù Nazareno, sei tu venuto per mandarci in perdizione? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». Ma Gesù lo sgridò dicendo: «Ammutolisci ed esci fuori di lui». E lo spirito immondo, straziatolo, gridando con grande voce, uscì fuori di lui. Ora, i demoni esistono e la più grande macchinazione del mondo satanico è quello di far credere che questo mondo non esiste, ma in verità tutto il mondo si muove intorno, appunto, a questo regno delle tenebre. Tutto. Io vi posso garantire, vi posso dire che perfino i nostri servizi segreti italiani hanno un reparto che tratta con il paranormale. E che gli stessi che fanno parte dei servizi segreti, non tutti quelli che fanno parte dei servizi segreti italiani, hanno accesso a questa area, a questo reparto. E quando diciamo che c'è un servizio che tratta con il paranormale, con i medium e con tutto questo, non stiamo dicendo che investiga queste cose, no, stiamo dicendo che le persone che fanno parte, ok, di questo reparto, di questa area, ok, sono involucrati con il paranormale. Questo nei servizi segreti italiani. Penso accada in tutti i servizi segreti di tutto il mondo. Molte forze dell'ordine, non qui in Italia, all'estero, hanno dei reparti del genere. Se noi andiamo a investigare la storia, lo stesso Hitler, per cercare, noi sappiamo che lui era un massone, faceva parte del Vril, si mettevano a cercare i sommergibili utilizzando il paranormale. Il paranormale, che viene chiamato così, il paranormale, che poi è il mondo demoniaco, esiste, è un mondo reale, è un mondo che ci circonda ed è un mondo che ti rende preda, che ti fa sua preda. Ecco perché succedono tante cose strane in questo mondo. Ora, chi è in Cristo Gesù veramente ed è nato di nuovo non ha nulla da temere, nulla. Ma chi non è in Cristo Gesù non
può lottare contro questo mondo. Ecco perché noi dobbiamo conoscere questo mondo e per conoscerlo dobbiamo accettare Gesù Cristo, perché in Cristo Gesù riceviamo la luce vera. E allora abbiamo la strada maestra da seguire. Ora, il Satanasso in questa giornata, in questa sera, il 31 di ottobre, fa sì che venga festeggiato l'ultimo giorno dell'Halloween. In questo giorno, in tutto il mondo, anche qui in Italia e anche qui a Roma, vengono fatte messe nere, vengono fatti anche dei sacrifici di animali e nelle parti più buie, nelle peggiori parti, vengono addirittura fatti dei sacrifici umani. Questo è risaputo. Se voi chiedete, diciamo, a coloro che fanno parte di alcuni reparti delle forze dell'ordine, non tutti, vi diranno che durante il periodo che si trova vicino, diciamo, il mese di ottobre, spariscono molti bambini in tutto il mondo. Spariscono tantissimi bambini, vengono rapiti, perché poi verranno offerti. Se voi ci state facendo caso, l'Halloween in Europa, in Italia, fino a pochi anni fa, non ci azzeccava nulla con noi, con la nostra cultura, non niente. E improvvisamente è sfociato fuori questo Halloween. L'Halloween, io adesso non vi voglio raccontare tutta quanta la storia dell'Halloween, dove nasce, i druidi, quello che facevano, quello che significava, ma basta guardare come si combinano, come combinano i loro figli, come li fanno vestire, come si vestono anche i grandi. E grandi satanisti tipo Anton LaVey e molti altri ebbero a dire che l'Halloween è il giorno più importante per loro, non solo perché è appunto il giorno principale da dedicare a Satana, ma perché nel periodo dell'Halloween è il periodo in cui durante l'anno il proselitismo satanico cresce a dismisura e riescono a fare molti proseliti, riescono praticamente a farti aderire alla, diciamo, stregoneria, all'esoterismo, come se fosse un gioco. In verità quello non è un gioco. Quando una persona per gioco prende la aguija, ok, che sarebbe una tavoletta con delle lettere e dei numeri, e si mette a invocare gli spiriti per gioco, qualcosa avviene. E si vanno a aprire, a dare delle possibilità ai demoni di entrare nella tua vita. Ci sono tanti tipi di demoni, demoni di depressione, che poi ti portano a praticamente suicidarti. Ci sono demoni di violenza, persone che non possono fare a meno della violenza. Ci sono demoni della lussuria, demoni che devi per forza rubare, tante cose. I demoni interagiscono in tante cose, e soprattutto quello che il regno delle tenebre vuole è che tu non creda nel regno delle tenebre, che tu non creda in Satana, che tu non creda in tutto questo. Bene, ora, la cosa più importante che noi dobbiamo invece tener conto è che queste cose non devono assolutamente entrare dentro la Chiesa di Gesù Cristo, non devono entrare dentro la nostra vita, e i nostri figli, che ce li ha, non devono toccare neppur nulla di immondo,
come fu detto a Adamo ed Eva, il frutto neppur lo toccate. Non solo non dovevano mangiarlo, ma non dovevano neppur toccarlo. Perché quando queste cose iniziano a prendere possesso di te, cominciano a entrare dentro casa tua, apparentemente in maniera innocente tu stai dando la possibilità a questi demoni che possano trovare terreno fertile nella tua vita. Un bambino, figlio di un credente, che il padre, il genitore, permette che il suo bambino venga mascherato come una faccia da morto, sangue, cranei spezzati in due, cose orribili. Un padre che permette una cosa del genere, conoscendo la grazia, conoscendo il Vangelo di Gesù Cristo, sta mettendo in pericolo sia la sua propria vita che la vita dei propri figli, perché poi questi figli andranno incontro a delle vere e proprie possessioni. I bambini cominceranno a essere nervosi, cominceranno a non dormire più la notte, cominceranno a essere particolarmente maleducati, irrequieti, irriverenti nei confronti delle autorità, cominciando dai propri genitori, nella scuola, con i professori, con i maestri, con gli insegnanti. L'autorità sarà messa in discussione, diventeranno molto violenti alcuni, altri cadranno in depressione. Queste sono conseguenze che comporta l'avvicinamento, che nascono a causa dell'avvicinamento al mondo esoterico, apparentemente con un gioco. Ora, io posso credere che se uno che non conosce la grazia una volta, ok, fa un qualche cosa che non deve fare, io posso anche pensare che il Signore abbia misericordia. Ma quando una persona, un credente che conosce queste cose, permette che i propri figli vengano travestiti come dei morti, bene, praticamente se l'è andata a cercare. Ma questo non risparmia neanche colui che lo fa ingenuamente, no? Perché come il mondo corre dietro a queste feste, come si per gioco, sai questa sera quanti per gioco si metteranno a fare delle sedute spiritiche in tutto il mondo? Sai quanti? Solo Dio lo sa. Vi posso garantire una infinità. E di tutti questi che per gioco, che magari non l'hanno mai fatto, ma in questa sera si metteranno a fare una seduta spiritica, sai quante sedute spiritiche succederà veramente qualche cosa e delle persone resteranno indemoniate? Sai quante in tutto il mondo? Tantissime. Tantissime. Oh sì, è un gioco, è un gioco. Con il fuoco, dice la Bibbia, non ci si gioca. Perché chiunque gioca con il fuoco si brucerà. È un dato di fatto. Benedetto il nome del Signore. Guarda se il mondo si mette a giocare con le cose di Dio, per dire, scusate questo modo di esprimermi. Stasera voglio giocare a pregare il Signore, a lodare Dio, ad andare in chiesa. No, non le fa queste cose. Però sì, si mette a giocare, ad andare in una festa, a fare invocazioni demoniache, a giocare con la guija, a giocare con l'invocazione dei demoni. Sono dati allarmanti. Sono dati allarmanti. Purtroppo la Chiesa di Gesù Cristo, oggigiorno, specialmente negli Stati Uniti, ma adesso è iniziata, anche qui in Italia, addirittura nelle comunità, nelle assemblee, entrano mascherati da Halloween, ragazzi, chiese evangeliche. Dio santo, dove siamo arrivati? Ben disse l'apostolo a Timoteo che negli ultimi tempi introdurranno dottrine di demoni. Ma stiamo scherzando? Stiamo scherzando? Noi non dobbiamo toccare nulla, nulla, nulla. Se uno mentre cammini ti vuole mettere una cosa in testa, no, grazie, per carità. Grazie, non,
non partecipo. Perché? Perché sono un cristiano. Ah, vabbè, come sei retrograde. Sarò pure retrograde, ma non partecipo. Tu guarda se loro vengono a partecipare alle nostre riunioni, ad adorare il Signore, col quasi che lo fanno. Benedetto è il nome del Signore. È scritto in Apocalisse 22,15. Fuori i maliosi, fuori i cani, fuori i fornicatori, i micidiali, gli idolatri, chiunque ama e commetta falsità. E sempre in Apocalisse 21,27 è scritto: nulla di impuro, né chi commetta abominazioni o falsità vi entrerà, ma soltanto quelli che sono scritti nel libro di vita e dell'agnello. È scritto in Apocalisse 9,20. Apocalisse 9. Ok. Il rimanente degli uomini che non furono uccisi di queste piaghe non si ravvide. Pensate, durante la grande tribolazione, con tutto quello che succederà, non si ravvederanno ancora delle opere delle loro mani per non adorare i demoni e gli idoli d'oro e d'argento e di rame e di pietra e di legno, i quali non possono né vedere né udire né camminare. Se voi ci fate caso, la scrittura ci sta dicendo che l'adorazione, ovvero dietro le immagini degli idoli d'oro, d'argento, di rame, statue e quant'altro, fatte con le mani d'uomo, ok? Sono azioni, dietro queste statue ci sono demoni veri e propri. Ci sono dietro l'idolatria, dietro le statue, dietro le immagini, ci sono demoni. Ora, questi demoni non è che stanno lì buoni a guardarti. Questi demoni ti entrano dentro. Se tu gli apri le porte, come si apre una porta ai demoni? Come si apre? Quando tu cammini in questo mondo, non sei impossessato, ok? Partiamo da uno che non è impossessato. E questo vale anche per noi cristiani, che noi non siamo impossessati. Però i demoni ti tentano. Questo è biblico, vi ricordate Matteo, capitolo 4? Andarono a tentare il Signore Gesù. Infatti è scritto che il Signore Gesù andò nel deserto 40 giorni per essere poi tentato direttamente da Satana. Quindi, come il Satanasso ha tentato il Signore Gesù, quanto più tenterà noi che siamo infinitamente inferiori a Lui, però abbiamo la sua grazia, la sua forza e il suo Spirito Santo. Ora, così come tentarono il Signore Gesù, i demoni tentano noi. Ti tentano. Vi ricordate Giuda? Cosa gli hanno detto? I demoni, Satana stesso poi entrerà, ma prima ancora, cosa gli dicevano i demoni a Giuda prima che peccasse? Vendilo, 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 vendi, non è il Messia, chissà che gli avranno detto, vendilo, vendi Gesù. E ancora oggi, quanti predicatori vengono tentati? Vendi il Vangelo, fatti pagare, vendi, dai, là si sta bene, di che non c'è una Trinità. Vendi il Vangelo. Dai, di che oggi il Signore non battezza di Spirito Santo. Vendi, vendi il Vangelo. Guarda, gli apostoli oggi non esistono, ma lì si guadagna bene. Vai lì e fatti chiamare apostolo, che ti importa? Vendi il Vangelo. Insegna l'eresia, si guadagna bene, si sta bene, ti danno i soldoni. C'è il giro. Puoi viaggiare, puoi andare a destra, a sinistra, a manca. Sarai anche famoso, migliaia di persone verranno ai tuoi raduni, vendi il Vangelo, ancora oggi. E ognuno viene tentato
nelle proprie debolezze. Infatti uno un giorno mi disse una battuta, no? Una battuta, cioè, vera, ma era una cosa, diciamo, impropria, ovvero lui mi disse: ma sai, fratello, è che io vengo tentato proprio dove sono più debole. E io gli ho risposto: vorrebbe vedere che ti tentassero dove sei forte. È normale. E quindi ognuno di noi viene tentato, ma non vieni tentato dove sei forte, anche se dobbiamo stare sempre in guardia ovunque, ma vieni tentato dove tu sei debole, perché ognuno di noi ha delle debolezze. Io non ho le tue debolezze, tu non hai le mie debolezze, o magari sì, però tutti veniamo tentati. Ora, la vocina ti dice sempre di fare qualche cosa, a tutti questo, di fare qualche cosa che non devi fare. E noi sappiamo quello che dobbiamo fare, perché abbiamo la luce di Cristo, la luce dell'Evangelo, sappiamo. E la vocina ci dice: ma dai, e fallo. Allora cosa succede? Che se passi magari un momento difficile, un periodo difficile, trascuri la preghiera, trascuri la comunione col Signore, la lettura della parola di Dio, il riunirti con i fratelli, lo stare insieme, lo spezzare il pane insieme, e in più questa vocina, e magari metti il piede dove non devi, in un attimo di debolezza, è fatta. Un abisso ne chiama un altro. Una volta che tu concretizzi il peccato, concretizzi l'azione, hai aperto una porta e hai dato la possibilità che questi spiriti abbiano accesso diretto a te, secondo quello che fai. Ricordate Giuda? Restiamo in tema di Giuda? Giuda non era indemoniato, ma dopo che concretizzò il peccato, cioè che vendette il Messia, perché concretizzò, fece l'azione, aprì la porta e Satana entrò in lui. Satana entrò in lui. Cioè, vero è che Satana entrò in lui dopo che prese il boccone, ovviamente, ma lui aveva già predeterminato in cuor suo di farlo, quindi aveva già preso la decisione. L'avrebbe fatto da quel momento, da quando tu prendi la decisione, quindi il peccato, lo fai, lo ha concretizzato. Perché noi dobbiamo avere una mente santa, dobbiamo avere dei pensieri santi. E quando noi decidiamo di fare un peccato, non che stiamo lottando contro un qualche cosa, e magari non ce la facciamo a lasciarlo, stiamo pregando, quella è un'altra situazione. Ma quando noi volontariamente decidiamo: voglio fare questo peccato perché lo voglio fare, perché mi va, da quel momento il peccato è compiuto e gli spiriti entrano. Quindi se tu coscientemente ti metti a fare un qualche cosa che non devi fare, tipo festeggiare l'Halloween, sapendo che Dio condanna queste cose, che nulla di immondo entrerà nel regno dei cieli, che questo è un culto vero e proprio satanico, se tu lo fai coscientemente, da figlio di Dio, tu hai aperto delle porte al regno delle tenebre e ci saranno delle conseguenze nella tua vita, nel tuo matrimonio, con la relazione con i tuoi figli, nel tuo lavoro, ovunque ci saranno delle conseguenze nella tua vita. C'era una donna che era indemoniata e aveva praticamente uno spirito di infermità da 18 anni. E il Signore Gesù la incontra e gli dice: tu sei oppressa da Satana, ovvero sei stata oppressa da Satana per 18 anni. Quando leggete il termine 18, attenzione, lì si nasconde il dito di Satana, perché 18 sta a 6, 6, 6, 6 per 3, 18.
Infatti poi dopo dice Satana l'ha tenuta legata per 18 anni. Quindi questa giornata, che non inizia oggi e neanche finisce oggi, ma comincia una settimana prima di ottobre e finisce una settimana dopo ottobre, 6 settimane, ecco qui il 6, tutti quelli che il mondo satanico, che per loro è il mese più importante dell'anno, e il 31 di questo mese è il giorno più importante, iniziano a fare una serie di riti, di invocazioni, di sacrifici, fanno molti sacrifici di animali, e nelle sette, diciamo, più sataniche, vanno a culminare la festività con dei sacrifici di bambini. Questo succede qua a Roma, nel Lazio, in Italia, a Torino, in Europa, nel mondo. Non solamente in Africa, non solamente in Sud America, non solamente in Centro America, non solamente negli Stati Uniti. Questo succede in tutto il mondo. Adesso l'Halloween si festeggia addirittura in Cina. Pensate. Ora, l'Halloween è particolare, perché come Halloween, diciamo, è proprio il giorno dedicato al Satanasso. Ma noi, come già detto, stiamo vedendo un proliferare di questa festa proprio in virtù che ci troviamo negli ultimi giorni, e mai nei secoli scorsi in Italia si è vista la festa dell'Halloween. Mai. Bene. Quindi, cari amici che siete in ascolto, perché sto facendo questa live? Perché io sto facendo questa live, infatti ne sto parlando in maniera molto sommaria, non sto facendo niente di che, non sto dicendo niente di nuovo, sono cose che si sanno, in internet potete trovare di tutto, di più. Ne sto parlando semplicemente perché molti stanno iniziando a festeggiare questa festività da credenti, e stanno trascurando il fatto che si gioca con il fuoco e stanno permettendo ai loro figli di giocare con il fuoco. Ecco, il messaggio da parte di Dio, in virtù di quello che è scritto, di non toccare nulla di impuro né di immondo, e di non farlo, non fatelo, perché ci saranno delle serie conseguenze, molto serie. E quindi, cari amici, cari fratelli in ascolto, è scritto in Seconda Tessalonicesi, qualcosa di molto importante, Seconda Tessalonicesi 2. Allora, anzi dal 9, del quale empio l'avvenimento sarà secondo l'operazione di Satana, con ogni potenza, prodigi, miracoli di menzogna e con ogni inganno di iniquità in coloro che periscono. Perché? Perché non hanno dato luogo all'amore della verità per essere salvati. Perciò Dio manderà loro efficacia d'errore, affinché credano alla menzogna, a ciò che siano giudicati tutti coloro che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti dell'iniquità. Cioè, attenzione qui quando leggiamo affinché credano alla menzogna, qui non c'è una predestinazione, eh? Cioè, questa è la conseguenza del fatto che loro volontariamente si sono induriti all'amore della verità, o contro l'amore della verità, non hanno aperto il cuore all'amore della verità volontariamente, è come la storia di Faraone. Allora il Dio manda efficacia d'errore affinché credano alla menzogna,
credano che l'Halloween si può festeggiare, che l'Halloween che è satanico non è satanico, che l'Halloween è un gioco, che i nostri figli possono fare quello che vogliono. No, i bambini in una casa normale non comandano. In una casa normale i bambini vengono insegnati e vengono comandati, e non come succede oggi che i genitori vengono comandati addirittura dal cane. Comanda il cane in alcune case, comandano gli animali e si amano gli animali invece che gli esseri umani. Gli animali vanno solo rispettati, mai amati. Benedetto il santo nome, oggi è più importante il cane, il gatto, che lo stesso marito, che la stessa moglie e alle volte anche che gli stessi figli, purtroppo. E questo monito che la parola di Dio in questa sera ci rivolge è molto importante. Sarebbe buono che stasera ognuno di noi possa dedicare un po' di tempo a pregare nella propria abitazione, affinché in qualche maniera la Chiesa possa contrastare, perché la Chiesa contrasta le tenebre, perché è la luce del mondo e questa luce deve brillare. Benedetto il nome del Signore. Ecco perché dobbiamo pregare in questa sera come in tutto l'anno, ma maggior ragione in una sera come questa. Benedetto il santo nome del Signore. Bene, cari amici in ascolto, questo è stato il breve messaggio. Ricordiamo anche quello che Israele ha dovuto passare. Israele è l'esempio palese in tutto questo. Si è fatto 40 anni nel deserto proprio per l'idolatria, per adorare i demoni. Poi in Numeri capitolo 25 ha offerto sacrifici con i Baali, erano sacrifici umani. Poi dopo che stava ormai stanziato nella propria terra, dopo aver peccato ripetutamente, facendo sacrifici umani a destra e a sinistra, perfino Salomone ebbe a vendersi, il re Salomone ebbe a vendersi ai Baali e ai sacrifici umani, questo è scritto. Poi il Signore li esilirà in Babilonia, 70 anni. Quando tornarono da Babilonia, molti tornarono, diciamo, pentiti, ma moltissimi tornarono peggio di prima, perché da quel momento, quando torneranno da Babilonia gli ebrei, non saranno mai più gli stessi. Questo lo riconoscono tutti. Tutti gli ebrei moderni sanno questo. È da lì che praticamente cominciano tutti questi riti cabalistici, eccetera, eccetera, eccetera. Noi sappiamo che cos'è la Kabbalah e così via discorrendo. E quindi Israele è esempio palese in tutto questo, così come Israele ha apostatato alla fine a tal punto che ha ucciso il Messia, il proprio Messia, così la Chiesa alla fine dei tempi cadrà in apostasia per uccidere il Messia, certo, il Vangelo, rinnegarlo, cercare di eliminarlo, come? Modificandolo, cambiandolo. E quindi c'è una piccola chiesa composta da un piccolissimo e ridottissimo numero che invece si deve mantenere pura e deve essere attenta a queste macchinazioni. Che ci prendessero in giro, che importa? Tanto poi alla fine chi non ascolta le parole del Signore ne porta le conseguenze. Quando i credenti, adesso parliamo di noi, fanno queste cose, ne porteranno le conseguenze. E si verranno affettati dai demoni. E questo vale anche per i non credenti, anzi, i non credenti proprio non ne parliamo. Pensando di stare giocando con l'acqua, stanno giocando con il fuoco. Pensate, stanno giocando con il fuoco. Cose brutte succederanno questa sera in tutto il mondo. Ma noi vogliamo vegliare, vogliamo pregare e nel nostro piccolo vogliamo lanciare l'allarme.
Questo è stato il video. Bene, quanto tempo è che sto parlando? Allora, sto parlando da 46 minuti, benissimo. Ok, niente, un video molto semplice, improvvisato. Dio vi benedica. Faccio un giro panoramico. Chi non ho salutato? Ok, Giovanni, pace. Johnny, pace. Tiziana, buonasera. Maria D'Ambrogio, pace. Monica, pace. Fiorella, Francesca l'ho salutata. Mimma, pace. Perché prediligono il, perché i satanisti prediligono il mese di ottobre? L'ho spiegato, perché appunto il 31 è il giorno, praticamente loro lo considerano il compleanno di Satana, perché loro dicono, come diciamo loro lo chiamano il cristianesimo, c'ha un giorno, anche Satana ha voluto il suo giorno. Ecco, questo è quello che loro dicono. Allora, entrano mascherati in chiesa, sì sì, come no. Fanno anche, oppure fanno alcuni, la diciamo l'anti-Halloween, che li fanno entrare mascherati da angeli. Anche questo è sbagliatissimo. No, la migliore cosa è sempre l'indifferenza, cioè non toccare nulla, predicargli addosso, denunciare e pregare. E non che fai vestire i tuoi figli da angeli, perché in qualche maniera comunque li abitui a mascherarsi, a vestirsi, insomma, questo è un male tremendo anche questo. Solstizio d'inverno, sì, certo, anche lì c'è un giro tutto machiavellico, ma adesso non è questo l'argomento. Fratelli, l'unica arma che abbiamo è la preghiera. Amen. Ok. Allora, quindi non uniamoci a chi festeggia queste cose, veramente separiamoci. Allora, amen, Dio ti benedica Pietro, gloria a Dio. Allora, ok, va bene, cari fratelli e amici. Allora, se ci sono degli interventi, gloria a Dio. Se no, andiamo a chiudere. Santo l'Eterno. Indurci in tentazione? No, Dio non induce in tentazione. Questo è scritto in Giacomo. Dio non induce. Dacci la forza di non cadere in tentazione, quello è il senso. Matteo 6, no? Matteo 6. Quando dice non indurci in tentazione, se tu lo intende, non dacci la forza di non cadere in tentazione, perché poi tu vai in Giacomo, allora, in Giacomo
Giacomo 1,13, nessuno essendo tentato dica io sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato di mali. Altresì non tenta alcuno. Molto semplice, no? Devi sempre prendere il contesto. Fammi un po' vedere il testo originale. Matteo 6. Allora. Eh sì, infatti il testo originale dice che me eisemekesse. Eisenekes, che significa far entrare, e mas eis noi in tentazione. Quindi diciamo che la traduzione è un po', diciamo, ballerina. Non far entrare noi in tentazione, non ci indurre in tentazione, capito? Non far entrare noi in tentazione. Invece alcune, diciamo, revisioni traducono non indurci in tentazione. Non far entrare noi in tentazione, quindi liberaci dalla tentazione. Infatti Giacomo, l'abbiamo letto, dice Dio non può tentare nessuno, quindi nessuno dica io sono tentato da Dio. Molto semplice. Ok. Amen. Quindi, come già detto, noi siamo tentati, poi dirà altrove, da noi stessi e siamo tentati anche dall'avversario, come abbiamo appunto già detto in Matteo capitolo 4, quando appunto il Signore fu tentato da Satana. E altrove dirà che noi siamo tentati da noi, quindi dalle nostre debolezze e dalla nostra carne. Quindi Dio non tenta nessuno, anzi è venuto per riempirci di potenza, di Spirito Santo, della, diciamo, della fede, della conoscenza della sua parola, che è la luce, affinché appunto possiamo sopportare la tentazione. Ecco perché dobbiamo dimorare in lui e dobbiamo camminare in lui, perché la tentazione ce l'abbiamo tutti, ma non è Dio che tenta. Siamo tentati dalle nostre debolezze, da noi stessi e dall'avversario. Molto semplice, non è una cosa, diciamo, difficile, è molto elementare questo. Spero di averti risposto. Dice, ora è chiaro, vedo la differenza. Ok, perfetto, capito? Quindi la versione vecchia di Diodati è eccellente, perfetta. Perfetta, insomma, solo i testi originali sono perfetti. Però questa è molto buona, però, insomma, non sarà mai un testo originale. Però anche se non hai il testo originale, la somma della tua parola è verità, anche se qui magari la traduzione è un pochino, no? Ballerina in quel punto, poi il contesto va a pianare tutto. Ecco che non serve poi alla fine, non è che se uno non conosce il linguaggio originale, oddio, va a naufragare nella fede, queste sono sciocchezze. Chi dice queste cose mente. No, perché noi abbiamo lo Spirito Santo e la somma della tua parola è verità. Quindi il sistema ridondanza, ok? Quando c'è un problema di traduzione in una parte, il contesto ti va a pianare la strada. Quindi tranquilli, non serve studiare le lingue antiche. Se le conosci è meglio, gloria a Dio. Ma se non le sai, nessun problema. Persone che non sanno un H di lingue antiche riescono a tagliare la parola di Dio in maniera mirabile, gloria a Dio. Quindi non diamo anche ascolto a quest'altri che dicono e vanno a cambiare il contesto, vanno a far dire la parola di Dio facendo leva sulle lingue antiche. No, assolutamente. Gloria a Dio. Bene, questo è stato il video. Amen. Gloria a Dio. Allora, cari fratelli e amici, io vi saluto e vi auguro una buona
una buona serata in Cristo Gesù per noi è diverso. Perché noi siamo la Chiesa di Gesù Cristo, dobbiamo gioire della grazia che abbiamo ricevuto, preghiamo per gli altri, preghiamo per questo mondo, preghiamo per quelli che non conoscono il Signore e preghiamo per tutti coloro che sono vittime di questi mondi bui e oscuri. Dio vi benedica, come sempre con voi è stato Alessio Evangelisti. Pace in Cristo Gesù. Amen.